La vita è difficile, dura, piena di sofferenze, ma si deve vivere come su un letto di fiori, qualsiasi cosa ci dicano. Come non essere affascinati, colpiti da un'affermazione del genere presente nel libro di cui vorrei parlarvi questa sera, scritto da Banana Yoshimoto, appunto su un letto di fiori, edizioni Feltrinelli. Un libro particolare come tutti i libri di Banana Yoshimoto, che il 24 luglio ha compiuto 60 anni. Il suo primo libro è stato scritto nel 1988 dal titolo Kitchen, un libro che è stato tradotto in tantissimi paesi e che ha avuto tantissime riedizioni nel paese di origine, appunto in Giappone. Banana Yoshimoto non ha mai tradito il suo stile, non ha mai tradito se stessa, è sempre la stessa. Questo suo modo semplice di raccontare storie brevi, ma che ci consentono di riflettere su tematiche che ci fanno uscire da quella che oggi viene definita la comfort zone, la nostra comfort zone. È quello che accade in questo libro su un letto di fiori, dove Banana Yoshimoto ci racconta di Miki, una giovanissima trentenne, quindi non proprio giovanissima, ma ha uno spirito molto ragazzino, che è stata trovata adagiata su un letto di fiori e che la famiglia Ohira ha deciso di adottare, di prendere con sé. Desiderava moltissimo questa famiglia l'arrivo di questa bambina e tutta la storia della famiglia e la storia di Miki è completamente cambiata. Miki non ha mai avuto il desiderio di allontanarsi, tutti i suoi amici sono andati fuori dal piccolo villaggio dove vivono e non sono poi più tornati. Lei non ha mai avuto il desiderio di andare via, e già questa è una novità rispetto alle storie di cui oggi si legge, in cui i personaggi sono sempre spinti alla ricerca di se stessi oppure delle novità del mondo lontano dal luogo di origine. Miki invece desidera rimanere nel suo piccolo angolo di paradiso. Molti la considerano semplice, quasi una stupida, per così dire, un po' sciocca, perché è una che si accontenta di quello che c'è nel suo quotidiano ed è felice, felice di tutto questo. Ritorna nel villaggio un amico di vecchia data e attraverso la vita di questo amico di vecchia data che rimetterà in, come dire, ristrutturerà la struttura dietro a quella dove vive Miki, dove ci sono tante storie misteriose, tante ombre, tanti misteri, Miki avrà la possibilità di entrare in contatto con la complessità dell'esistenza, ma non per questo tradirà se stessa e il desiderio di vivere in un modo semplice. In questo libro ci sono anche tematiche legate alla spiritualità che negli ultimi anni la Yoshimoto ha presentato in tutti i suoi scritti. C'è questa relazione onirica tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, ma anche qui la chiave di accesso in un mondo o nell'altro è una chiave che è apparentemente semplice, questo passaggio da questa dimensione terrena a una dimensione indefinita, ma dalla quale molto spesso arrivano tante risposte. Un libro quindi, come sempre, avvincente nella semplicità della storia. Proprio questa è la cifra stilistica di Banana Yoshimoto. E per questo motivo, vi invito alla lettura di questo interessante, piacevole e gradevole, scritto. E poi mi ha fatto pensare che sono passati tanti anni da quando ho incontrato questa, autrice del 1988 e oggi l'autrice, come dicevo prima, il 24 luglio ha compiuto 60 anni e quindi anche questo mi ha fatto riflettere sul fatto che gli autori in effetti sono dei veri e propri compagni di viaggio insieme alle loro storie. Alla prossima. Edizioni Feltrinelli.